Carlo Angelino, Carl Schmitt, sommo giurista del Führer. Testi antisemiti 1933-1936, edito dal Melangolo nel 2006. Carlo Angelino è docente di estetica presso l'Università di Genova. È tra i fondatori della casa editrice il Melangolo. Ha tradotto e curato diverse opere di Martin Heidegger. Quest'anno ha pubblicato il libro Gramsci al tempo dell'Ordine Nuovo, 1919-1920, un intellettuale di vedute europee. E noi leggiamo un suo opuscolo pubblicato quasi 10 anni fa e che contiene una scelta dei testi antisemiti di Carl Schmitt. Come per Martin Heidegger, il dettaglio nazi della compromissione con il regime del Terzo Impero pare giocarsi sul riconoscimento o meno del periodo nazista degli autori. E anche una volta ammessa, riparte la considerazione che il pensiero di Schmitt rappresenti a tutt'oggi uno strumento difficilmente sostituibile, e così anche per il pensiero di Heidegger. Rari filosofi come Jean-Pierre Faye, che ha avuto la vita filosofica oscurata dal successo planetario di Jacques Derrida, tra l'altro un'opera di confronto tra i due sarebbe molto interessante, e che ha scritto, Faye, che ha scritto La trappola sulla compromissione dell'opera e non solo dell'uomo Heidegger. Il riconoscimento della compromissione nazista di Schmitt, nei suoi scritti chiamati antisemiti, è eclatante. E questa è forse la ragione che il testo di 6 pagine di Carlo Angelino sia una prefazione allo stesso libro di Schmitt e che quindi manchi almeno l'introduzione a questo libro. L'opuscolo è di Carl Schmitt con la prefazione di Carlo Angelino, ovvero, pur sembrando il contrario, c'è cioè un libro di Carlo Angelino. Diciamo che l'autore offre la cauzione del suo nome per veicolare gli scritti antisemiti di Carl Schmitt, ovvero, pur sembrando il contrario, Carlo Angelino offre la cauzione del suo nome per veicolare gli scritti antisemiti di Carl Schmitt. Avrebbe dovuto chiamarsi il libro Carl Schmitt, Scritti antisemiti. E non Carlo Angelino, Carl Schmitt, sommo giurista del Führer, eccetera. Autore, insomma, di questo libro è Schmitt e non Carlo Angelino, che per questo fa una smilza prefazione. Del resto, Angelino, si bada bene di non offendere lo stimato e apprezzato amico e collega Franco Volpi, che ha liquidato il pamphlet di Yves Charles Zarqua, docente di filosofia politica alla Sorbona, dal titolo Un dettaglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt, tradotto dal francese dalla stessa casa editrice I Melangolo, e dal quale proviene anche la pubblicazione dell'opuscolo di Carlo Angelino. Il tutto in risposta appunto alla negazione di Franco Volpi, che ha qualificato il libro di Zarqua su questi testi antisemiti di insignificante e del tutto inutile, attaccando pure l'editore. Carlo Angelino lascia vivere l'importanza dell'opera di Carl Schmitt, tra l'altro qui abbiamo un Carl e un Carlo, pur estendendo il dettaglio nazi, trovandolo ancora, e giustamente nel libro Terra e Mare,
una riflessione sulla storia del mondo del 1941, in cui è ancora presente l'antisemitismo, richiamandosi esplicitamente all'opera scritta dai servizi segreti russi, l'Okhrana, dal titolo molto noto I protocolli dei savi di Sion. Come se in Ex Captivitate Salus, l'opuscolo scritto dopo la sua denazificazione americana nel dopoguerra, non mantenesse intatto integralmente il suo approccio nazista al diritto. Come se non fosse con lo stesso impianto che Carl Schmitt discute a casa sua a Plettenberg nei primi anni Ottanta con il più giovane Jacob Taubes e lo invita pure a intervenire sulla materia della loro conversazione, ossia l'interpretazione delle lettere ai Romani di Paolo. Cosa che Taubes farà poco dopo, prima di morire di cancro, anzi morendo di cancro, già che anche durante il seminario su Paolo dovette farsi ricoverare per le cure palliative. Certo è difficile per chi approccia l'opera di Carl Schmitt senza la materia della nominazione, in altri termini senza la logica dell'inconscio, ossia della vita, accorgersi dell'ipotesi di sopravvivenza, di vita parallela, che costituisce la base del suo pensiero. Lo zio di Kandinsky, Kojève, narra Taubes, quando passava per la Germania andava sempre a conversare con Schmitt, l'unico con il quale confrontarsi. Taubes stesso l'approccia come l'altra faccia del suo stesso pensiero, ossia come controrivoluzionario, e mantiene che sia l'unico a confrontarsi con la cosa a un livello così radicale. Ci sarebbero nella sua opera elementi decisivi di comprensione della logica, del funzionamento e delle aporie della forma politica moderna. Nel quel caso i suoi estimatori e epigoni sono nazisti. Essendo invece tutte persone per bene e professori universitari, magari ideologicamente a sinistra e neanche di destra, non gradiscono una tale genealogia culturale. La questione invece è che il funzionamento e le aporie della forma politica moderna sono illeggibili con gli occhiali paolini di Carl Schmitt. C'è da chiedersi allora com'è che l'antisemitismo di Heidegger e quello di Schmitt vanno d'accordo con l'apostasia dell'uno e l'ateismo dell'altro. L'ipotesi è che siano due varianti del discorso della morte, del discorso occidentale, un loro aggiornamento. Veniamo alle sei pagine di Carlo Angelino, dedicate al pensiero di un giurista, così dice, scienziato della politica, indubitabilmente tra i maggiori, sia detto per inciso, nel bene e nel male, del XX secolo. Angelino riprende gli echi dei pamphlet di Zarqa, sino alla sua decisione, appunto, di pubblicare la selezione dei testi antisemiti di Schmitt. Angelino afferma che le ragioni della verità storica, devono avere in ogni caso la meglio sulle ragioni dettate dall'ira di uno studioso cui, giova ripeterlo, va la stima e l'apprezzamento di chi scrive questa breve nota introduttiva. Il primo testo è apparso sul quotidiano ufficiale del partito nazista il 31 maggio del 1933. Angelino lo chiama un'invettiva contro quegli intellettuali tedeschi, scrittori, scienziati, docenti universitari, letterati, artisti, che dopo l'avvento del potere del Partito Nazionalsocialista avevano dovuto abbandonare la Germania o per la loro origine ebraica
o per la semplice ragione di essere opposti all'ideologia totalitaria e ai progetti liberticidi di Hitler e del suo partito. L'invettiva si conclude con un attacco ad Albert Einstein, nemico dichiarato, così dice Smith, del popolo tedesco. Il secondo documento, pubblicato il 1 agosto 1934 sulla prestigiosa Deutsche Juristenzeitung, diretta dallo stesso Carl Schmitt, ha un titolo provocatorio, Il Führer custode del diritto, in cui giustifica la notte dei lunghi coltelli, la strage dell'SA da parte dell'SS con la complicità dell'esercito. Schmitt si richiama al discorso di Hitler al Parlamento, in cui si presentò come il giudice supremo del popolo tedesco, e si richiama una delle sue massime, tra le più note, secondo cui sovrano è chi decide sullo stato di eccezione, talvolta tradotto anche di emergenza. Carlo Angelino constata come il più celebrato dei giuristi tedeschi del tempo giunge così a conferire a Adolf Hitler il titolo di sovrano assoluto, a poco più di un anno dalla sua ascesa al governo. Ecco il rapido commento di Angelino. Raramente nella storia della scienza giuridica uno scienziato ha tradito in modo così plateale le fondamenta etiche della sua scienza e della sua professione. Ma proprio no. Carl Schmitt non ha tradito un bel nulla, è di una coerenza implacabile. È la ragione per cui la denazificazione non avrà nessun successo. Schmitt, come Heidegger, la irridono. C'erano le commissioni di denazificazione appena conclusa la Seconda Guerra Mondiale. E non ha torto, forse, irridono la pretesa delle commissioni di denazificazione. Nello stesso periodo, Kurt Gödel, se non fossero intervenuti gli amici e colleghi Einstein e Morgenstern, stava per dimostrare all'impiegato per ottenere la green card che anche la Costituzione americana ammette logicamente il totalitarismo. La cosa finì per l'intervento ilare e giullare di Einstein. Pacche sulle spalle e l'amico aveva scalzato. Il problema va letto a livello delle fondamenta della sua scienza, come peraltro fa Jacob Toubès rispetto a Schmitt, fino a un certo punto. Il terzo documento è per Carlo Angelino e anche per noi un testo esemplare di pulizia etnica applicata ai domini del sapere, un manifesto di antisemitismo ragionato. E la ratio fondamentale di Smith richiederebbe un'altra lettura. Fin dal titolo il testo si richiama a un altro principio fondamentale della scienza politica di Carl Smith, l'antitesi amico-nemico come essenza del politico. L'impianto, tra l'altro, di questa coppia oppositiva si trova nella Repubblica di Platone. L'articolo del 15 ottobre 1936 è intitolato La scienza tedesca del diritto in lotta contro lo spirito ebraico. E quindi è stato pubblicato un anno dopo la promulgazione definitiva delle leggi razziali. E si tratta di un discorso pubblico. L'intervento conclusivo al convegno degli insegnanti di diritto delle scuole superiori, tenutosi il 3 e 4 ottobre del 1936. Schmitt precisa la teoria ebraica della legge e la scienza tedesca del diritto in un rapporto di inimicizia assoluta e propone il ghetto per i libri scritti dagli ebrei, nel senso che sbrona la costituzione di una sezione giudaica con l'obbligo di citare l'ebraicità dell'autore
qualora non fosse possibile farne a meno. Nella fine del testo, Carl Schmitt, secondo Carlo Angelino, si abbandona a un vero e proprio campionario di tragiche idiozie antisemite, degne del peggiore fra i propagandisti del Partito Nazionale Socialista, con ampi riferimenti all'insegnamento del Führer e al Mein Kampf, concludendo infine con una citazione hitleriana in grado di riconciliarlo con la sua fede e formazione cattolica. Scrive, ed è Hitler che parla, quando mi proteggo e mi difendo da un ebreo, lotto per l'opera del Signore. Quindi, al di là dell'ateismo che si trova nel Mein Kampf, si tratta sempre di una teologia politica. Leggiamo allora i tre testi di Carl Schmitt. Nel primo testo, Gli intellettuali tedeschi, Carl Schmitt distingue ciò che è tedesco da ciò che non è tedesco. Gli ebrei, per lui, non sono tedeschi e il fatto che si servano della lingua tedesca non li rende, per questo, tedeschi. Non hanno mai realmente fatto parte del popolo tedesco. E li vorrebbe anche privare della cittadinanza con una legge. Neanche cittadini di serie B per Schmitt, piuttosto non cittadini, non tedeschi, tedeschi non tedeschi, ebrei che non appartengono allo spirito tedesco, non ne hanno proprio nessuna affinità. L'auto da fé in cui si sono bruciate anche le opere di Freud è per Schmitt l'azione della gioventù tedesca che ha protestato contro lo spirito antitedesco e ha dato alle fiamme la spazzatura antitedesca. Quindi anche le opere spazzatura di Freud, così come quelle di Einstein o di Kelsen, per rimanere nell'ambito del diritto. Schmitt si chiede, può esistere in generale un intellettuale separato e indipendente dal proprio popolo? È letteralmente inconcepibile l'intellettuale che si attiene alla libertà della parola, sancita peraltro dalle costituzioni occidentali, e la presunzione è del popolo che lui non gli appartenga. Sì, esiste. Anche se sono rarissimi gli intellettuali e meno rari i non intellettuali. È la questione dei giusti. Quando poi Schmitt non deve ritornare all'origine del conflitto amico-nemico, allora la sua analisi del pensiero liberale pone questioni interessanti. L'intera incapacità liberale del secolo XIX di considerare il popolo non diversamente da un oggetto di sentimenti romantici resta immutata. E questo vale anche oggi, solo che noi non siamo per l'incapacità liberale e neanche per la capacità illiberale. La libertà è del principio della parola e non attribuibile alla coppia amico-nemico. Nessuno di due ha una priorità sulla libertà. La libertà non è una proprietà dei due e neanche del due ridotto a sistema, ovvero come due genealogie in guerra per lo stesso dominio. Né il Führer, custode del diritto, Schmitt elabora la distinzione fatta da Hitler tra un diritto sostanziale, non separato da moralità e giustizia, e la mera legalità di una falsa neutralità, riferendosi al caso della Repubblica di Weimar. Un indebolimento del diritto, falsa neutralità, relativismo. La risposta nazista è quella di un nuovo Stato
e di un nuovo ordine e esigenza, quest'ultima avvertita anche da Antonio Gramsci. E precisa Smith che nel momento del pericolo, in forza della sua posizione di guida come supremo capo di giustizia, Hitler crea immediatamente diritto. Questa creazione immediata di diritto dei sovrani andrebbe ripresa. Cosa che i glossatori del Medioevo avevano già capito. Schmitt cita il Führer. In questa ora, dice il Führer, io sono responsabile del destino della nazione tedesca e perciò giudice supremo del popolo tedesco. Per Schmitt il vero Führer, che meglio riprecisarlo vuol dire guida, è sempre anche giudice, guida suprema e giudice supremo. E questa è la sovranità? Lo è anche per Alexander Kojève. Per il principio del primato della guida politica del diritto costituzionale al tempo di Schmitt, l'azione del Führer è stata un genuino atto di giurisdizione. Per Schmitt ogni diritto scaturisce dal diritto alla vita del popolo. Per noi il diritto è il diritto dell'altro, anche altro del popolo. Diritto di vita più che diritto alla vita. Il dispositivo gnostico, tiranno popolo, è proprio quello che per Schmitt è il resto, un non diritto, ma solo un complesso di norme costitutive di cui un abile e astuto delinquente si fa beffe. E ciò risponde della fonte del diritto di giudice di Adolf Hitler, la delinquenza. Una delinquenza di Stato sino alla delinquenza dei campi di sterminio. Questa è la conseguenza dell'elevato e puro diritto del Führer. Alla fine dell'articolo lo Stato diviene una proiezione di Schmitt. L'attuale Stato tedesco possiede la forza e la volontà di distinguere gli amici dai nemici. E questo è il giusto diritto. Nel terzo testo, la scienza giuridica tedesca in lotta, Kampf, la stessa parola che è Mein Kampf, la lotta, la battaglia, la mia battaglia, contro lo spirito ebraico. Come dire che la battaglia di Schmitt e la battaglia di Hitler sono gemelle. Schmitt constata come la concezione giudaica della legge sia giunta a esercitare il proprio dominio in tutti gli ambiti della vita giuridica. Questa è la teologia politica di Schmitt, la guerra civile planetaria tra amici e nemici. Quando poi Schmitt esce dalla teologia politica e analizza il discorso ebraico, allora è anche interessante annotare alcune affermazioni come la legge ebraica si manifesta come la salvezza da un caos. E in questo non c'è antisemitismo, che tuttavia viene reintrodotto un istante dopo dicendo che il suo è un contributo da situare nelle importanti ricerche della dottrina della razza. Razzismo del giusto diritto. Ma chi escludere? Chi eliminare? È evidentemente necessario che noi possiamo stabilire, dice Smith, nel modo più esatto possibile chi è ebreo e chi non lo è. In questo modo Schmitt affronta la questione che gli è cara, ripulire le biblioteche dalle opere ebraiche. Poi accetta il suggerimento di un collega e propone di confinare le opere in una particolare sezione giudaica, scritto con la maiuscola. Decisivo è il problema delle citazioni. Non è più possibile citare un autore ebreo come si cita un altro autore. E così dicendo, assume quanto è emerso dal convegno al quale è intervenuto.
e prosegue. Un autore ebreo per noi non ha nessuna autorità, eccetera, eccetera, eccetera. Questi ragionamenti non sono una caratteristica del nazismo, ma del pensiero occidentale di cui il nazismo è una variabile algebrica con la relativa applicazione geometrica, sino alla modificazione dei forni da pane in forni crematori. Oppure, non ha torto lo psicanalista Jean-Jacques Moscovitz ad affermare che Hitler ha vinto lasciando una nazificazione del linguaggio e dovremmo dire anche dei costumi e delle sue procedure, appunto. Per esempio, una sobria analisi contro le nostre ipotesi di lettura e contro i nostri risultati intellettuali non è mai stata fatta. Perché? Perché per gli autori noi non abbiamo nessuna autorità, nel senso che non occupiamo nessun posto presunto d'autorità all'università o nel giornalismo o in qualche cappella. Poi l'autorità come istanza e come qualità è un'altra cosa. Non appartenendo all'università e a nessuna cappella, la moderna tecnica di censura è di evitare il confronto e di fare come se gli scritti dell'ebreo Giancarlo Cacciolari non esistessero. Meglio l'invisibilità odierna piuttosto che le sfide a duello, in cui ha perso la vita anche il giovanissimo matematico Évariste Galois. È una domanda più che una constatazione. E comunque la battaglia è intellettuale e non per la visibilità. La battaglia intellettuale è sconosciuta alla società della visibilità, chiamata da Guy Debord società dello spettacolo. C'è oggi una sfacciata naturalezza nel considerare sommo giurista Carl Schmitt? È con la stessa sfacciata naturalezza che gli studiosi della scuola di Carl Schmitt si citano solo tra loro? E questa è l'accusa di Schmitt agli studiosi della scuola dell'ebreo Kelsen. Si tratta per il giurista di una lotta genuina tra concezioni del mondo, oggi nella variante della maculata in concezione dell'immondo. E Schmitt afferma che le opinioni ebraiche nel loro contenuto di pensiero non possono venire poste sullo stesso piano delle opinioni di autori tedeschi o non ebrei. Riecheggia la formula di Giustiniano I, imperatore e teologo del VI secolo, che nella sua compilazione di diritto romano qualifica le interpretazioni ebraiche di insensate. Questa cosa è ripresa dal testo che per i giuristi fonda il diritto romano canonico, dal quale emergerà la forma dello Stato, il Decretum Gratiani, datato circa il 1140, il cui titolo è La concordia dei canoni discordanti. Carl Schmitt chiede al suo pubblico insistentemente di leggere ogni affermazione di Adolf Hitler in Mein Kampf sulla questione ebraica. E rifaremo questa lettura a 30 anni dalla prima e in un senso che non sarebbe piaciuto al giurista. Ancora prima di leggere la conclusione del terzo testo, ci soffermiamo su un'altra esternazione di Carl Schmitt. L'ebraismo è il nemico mortale di ogni genuina produttività presso ogni altro popolo. Sarebbe da leggere anche l'influenza ebraica nell'opera di Carl Schmitt. Ecco la chiusura dell'articolo. L'ebreo non ci deve interessare per se stesso. Ciò che noi cerchiamo e per cui lottiamo
è il nostro proprio autentico modo di essere, è la purezza incontaminata del nostro popolo tedesco, a cui segue appunto, quando mi proteggo e mi difendo da un ebreo, dice Adolf Hitler, io lotto per l'opera del Signore. Questa era la chiusa, la citazione da Hitler. Quindi, l'Opus Dei è nazista, come ogni teologia politica, e ovviamente Hitler non offende, si difende, paradossalmente, è vittima. E allora chi è il Signore? È Dio fatto a immagine di Hitler, un Dio nazista, essere supremo che detta il modo d'essere del nazismo, la marionetta di se stesso, come la tratteggia Charlie Chaplin, che si è incarnato come comico per lasciare passare un messaggio intellettuale. Allora non c'è più bisogno, come fa anche Carlo Angelino, di abbattere la capra per salvare i cavoli, abbattere il dettaglio nazi di Schmitt per salvare il sommo giurista. I cavoli nazisti nascono nel campo del concetto di diritto che porta Pierre Legendre alla costruzione di un soggetto monumentale sul quale le nuove oligarchie di potere potranno contare, come Carl Schmitt ha contato sulle fonti purissime del suo diritto tedesco. Il diritto non è nazionale né internazionale, come si insegna all'università. È diritto dell'altro, come non si insegna all'università, appunto. Irrappresentabile, diritto inconcettuale, diritto per ciascuno di esistere.